prove di evacuazione generale. Stamattina oltre 4.000 studenti delle scuole di Melfi sono stati fatti uscire dalle rispettive classi di appartenenza e raccolti in punti prestabiliti. Vediamo com'è andata. Arturo Pierro, presidente dell'Associazione Volontari della Protezione Civile di Melfi, come sta andando? Buongiorno, stiamo effettuando l'evacuazione di tutti i plessi scolastici, ci stiamo rendendo conto un attimino come il piano di protezione civile sta funzionando. Come sta funzionando? Ci sono delle cose da rivedere sicuramente, questo è proprio un motivo per fare degli appunti e per apportare le dovute migliorie. Sarà fatto sicuramente un tavolo tecnico dopo questa evacuazione in modo tale da andare ad ottemperare e a chiarire alcuni aspetti dei quali stiamo prendendo già nota anche con un archivio fotografico. Come è andata l'evacuazione, la prova? La prova è stata interessante perché ci ha consentito di testare il piano di protezione civile. Questa prova ha avuto il duplice obiettivo, quello di informare gli studenti sulle aree di attesa e quello di portare a conoscenza gli studenti dei comportamenti da porre in essere in caso di evento sismico. Abbiamo utilizzato dei droni per poter monitorare i flussi degli studenti e per poter così apportare eventuali modifiche al piano di protezione civile. È stato a tutti gli effetti un test di prova dell'efficacia del piano di protezione civile messo a punto dall'amministrazione. Sindaco Valvano, allora, un bilancio. Ci prepariamo ad affrontare un evento che non vorremmo mai affrontare, per cui... Però è meglio prevenire. Dobbiamo addestrare non solo gli operatori, i dirigenti scolastici, ma innanzitutto i cittadini. E su questo l'assessore sta facendo un grande lavoro. La città sarà preparata e conoscerà il piano della protezione civile, anche con l'utilizzo di strumenti innovativi come gli smartphone. Insomma, faremo investimenti per far sì che in uno scenario che non vorremmo mai vivere ci sia quella preparazione necessaria ad affrontare la fase post-sisma. Mi pare abbiamo sentito i docenti soprattutto, che una delle problematiche maggiori è quella del traffico, l'intralcio e comunque la presenza delle auto. Su questo si deve lavorare probabilmente. In un bilancio complessivo mi pare assolutamente soddisfacente. Io direi di sì. Intanto stiamo realizzando e quindi concretamente abbiamo in campo le procedure, le stiamo verificando oggi. Per affrontare queste situazioni, per cui direi che il bilancio è positivo. Certo, questo non significa prevenire il sisma, ma significa essere attrezzati per avere i comportamenti adeguati nel caso in cui si dovesse verificare. Luciano Valvano, capo dell'ufficio tecnico del Comune di Melfi, che cosa bisogna migliorare? L'evacuazione è finita. Certo, è stata una bella esperienza, ma c'è da lavorare ancora tanto. Abbiamo visto delle problematiche da rivedere sicuramente, però possiamo dire che al 60% è andato tutto bene. La cosa più importante da rivedere? È l'attraversamento su via Foggia e su via Dante Alighieri, che crea dei problemi. Dobbiamo trovare delle aree di attesa che purtroppo devono rispettare alcuni parametri, 2 metri quadrati a persone, quindi dobbiamo essere un po' più pratici nel trovarli. Preside Corbo, mi sembra una prova importante e sicuramente utile. Sì, ci voleva, perché vedete che assembramento di persone c'è, 4.000 persone che devono uscire con gli imprevisti che ci sono. Nelle simulazioni va tutto bene, speriamo non succeda mai nulla. Presidente Masciale, questa è una scuola che prima di altre ha capito l'importanza di questo strumento e questo è solo uno degli usi che il drone può avere. E stamattina una prova di evacuazione importante, no? Sì, ormai i droni... E il futuro, i cambi di applicazione sono ormai vastissimi, dall'agricoltura alla medicina, agli incendi, quindi ci siamo preparati in tempo per fornire ai ragazzi una certificazione
ENAC, perché questa scuola adesso ha terminato tutte le procedure per il rilascio delle certificazioni, e quindi daremo la possibilità ai ragazzi di conseguire questa patente e fornire loro un'ulteriore possibilità nel mondo del lavoro. Tullio Iaria della fabbrica italiana droni. Allora, l'esercitazione è cominciata, come sta andando e soprattutto il drone che cosa ha ripreso? L'esercitazione sta andando molto bene. Col drone abbiamo monitorato il flusso di uscita, l'evacuazione fondamentalmente, quindi il flusso di evacuazione della scuola. Abbiamo seguito i ragazzi a distanza di sicurezza dopo aver delimitato una buffer area all'interno della quale abbiamo praticamente garantito tutti gli standard di sicurezza previsti dagli attuali regolamenti, e abbiamo raccolto del materiale che ci servirà per studiare come i ragazzi si muovono in emergenza, quindi se i corridoi di fuga sono ottimali, se dobbiamo migliorare la comunicazione o magari creare delle cartellonistiche, e quindi forniremo tutto il materiale d'ausilio necessario.